Arriva il professore. Buongiorno, professore. Cominciamo? Buongiorno, cominciamo. La benda. Benda? Benda. Su, zitta. Benda? Cosa fa? Mi ha fatto cadere gli occhiali, ci sono rocchi adesso. Cosa fa lei? Cosa raccoglie? Niente. Gli occhiali da terra, ci sono i nigrovi. Dove siamo? Mi scusi, professore. Ma che scusi, un accidente. Un paio di occhiali per il professore, presto. Il paziente dov'è? È lì. Dove lì? Lì. Lì, aleatorio. Lì dove? Alla sua destra. Quale destra? Quella lì. Faccia vedere. Ah, lì. Tanto ci vuole per dirlo. Sì, sta lì. Ci voleva tanto a dire. Dunque, adesso che sappiamo che il paziente sta lì, andiamo incontro a lui. Perfetto. Ecco fatto. Dunque. Che cerca, professore? La testa. Dove vuole che stia la testa, professore? Qui non c'è. Dove avete messo la testa? Dirigi la maschera, non la capisco. Ma la testa vuole che stia la testa al suo posto, no? In testa. Grazie, lo sappiamo. Abbiamo studiato anatomia, mi pare, no? Dunque, eccolo qua. Sì. Buongiorno, signora. È uomo. È uomo. È uomo? Che brutta faccia. Lei non si è mai guardata allo specchio, no? Come sarebbe a dire, giovanotto? Questa è cattiva educazione. Chi le dà tanta confidenza? Gli ho detto che brutta faccia per dire che brutto colore che c'è. Scusa. Che scusi, un accidente. Adesso non lo lavoro più, so. No. Allora si è a posto su. Sì, sì. Oh, gli avete misurato la febbre? Non ancora, professore. Questo scotte? C'è la febbre da cavallo. Professore, non lì. Ma perché le vuole insegnare a me dove devo sentire la febbre? Ma professore, quella è un'altra testa. Un'altra testa? Sì. Perché c'ha due teste il paziente. Ma mi faccia ridere. Ah sì, è vero. Di chi è questa testa qua? Biagini! Biagini, non ti mettere in mezzo. Oh! Il polso. Questo se ne va, Come, professore? Non vorrei essere uccello di cattivo augurio, ma questo se ne va. Dove vado, professore? Dove vado? Là. Dove vuoi andare? Là. Là dove? Dove andate tutti quanti? Oggi tocca a te, domani a lui, domani a questa, una alla volta le dovete andare. Professore, il polso è mio. E allora se ne va lei, va bene. Chi gliel'ha chiesto questo polso a lei? Scusi. Il polso è lei, distrattamente, sa come... Ma lei è invadente, mi dia il polso. Sì. Ho detto il polso, non il piede. No, è il polso. Ah, il polso, sì, questo è il polso. Sì. Tu, andiamo un po'. Oh, senta lei per me. Sì. No, si voglio far constatare. Chi? Professore non ha parlato. Chi è là? Nella sala operatoria, quando opera, non voglio estranei. Ma professore, non c'è nessun estraneo. E quel marinaio chi è? Professore, quella è la sorella. La sorella del marinaio? Fosse anche la sorella dell'ammiraglio! Nella sala operatoria non voglio nessuno! Via tutti! L'ammalato no! Ma quella è la suora infermiera! La suora infermiera? E perché ha detto la sorella dell'ammiraglio? Io non ho detto niente! Allora l'ha detto lui! Ma che? Io non ho fiato! Giovanotto, non faccio lo spiritoso, ha capito? Se no non la opero più! No! E scherzi! Dove deve essere fatto questo? Che operazione? All'addome! E perché me l'avete messo con la pancia sotto? Rivoltatelo! Sì. No, professore, la pancia è nella posizione giusta! Ah! Sì. Allora, un momento. Dunque, scoprite la pancia e non guardare. Bisturi? Ecco qua. E cos'è? Questo è un ferro qualunque, senza lama, senza niente. Come taglio io? La lama è qui, eccola. Dov'è? Eccola. Ah, sì, e me l'avete coperta, per forza. Eccola. Oh, ecco gli occhiali. Ah, sì. Con gli occhiali è meglio. Certo. Sì, mettiamo gli occhiali, sì. Avanti, così. Ecco fatto. Ecco fatto, dunque, firma. Ma professore, professore, ma che fa? Mi opera senza addormentarmi. Ma no, ma lei già dorme, caro. No, io sono sveglio. Cioè, questi ignorano il progresso della scienza. Abbiamo già praticato l'anestesia locale. Stia tranquillo. Ha capito? Faccia il paziente e abbia pazienza. Ognuno deve fare il suo mestiere. Lei, da sano, che mestiere fa? Macellaio. E io pure non sono un macellaio, sono un chirurgo. Oh, si rilasci. Sì, signor. Si rilasci, stia tranquillo. Faccia conto di essere un altro. Vuol leggere qualche cosa? No. Vuol telefonare a qualche amico? No, dategli un telefono. No, gli occhiali. Telefono. Gli occhiali. Non lo voglio, ecco gli occhiali. Ecco. Un telefono. Non lo voglio il telefono. Non vuole il telefono. Date gli occhiali, professore. Non vuole il telefono. Si rilasci, Sì. Fermo? Che professore? Che fa? Oh, giovanotto! Giovanotto! Io devo lavorare! Io faccio il chirurgo, non il ciabattino, ha capito? E lei mi sta scocciando! Lei è un paziente che non ha pazienza! Che paziente è? Abbia pazienza! E dove siamo arrivati? E chiacchiera, si muove, si agita e parla! Oh, benedetto in Dio! Oh, zia Fì! Sì. Ti fermo! Se non sbaglio, hai capito? Peggio per te! Oh, è qui, Sì, è qui. Professore, più a destra. Ah, aspetta, va bene. Sì. Più a destra. Ah, ancora? Ancora un pochino. No! Che c'è? Porca miseria! Guarda la volta come succede nella disgrazia. Stavo tagliando il cuore. Professore! Stavamo a cavallo poi.
Fermo? Sì. Fermo? Uno, due e tre. Ha sentito dolore? No. No, professor. Hai visto? Non ho sentito niente. Che cos'è la macchina umana? Cosa fa lei? Volevo vedere la macchina. Non deve vedere, deve vedere io. Oh, io vedo che un groviglio intestinale, una poltiglia proprio schifosa. Senta, non si offenda, ma lei fa schifo internamente, sa? Aderenze. Eh già, aderenze. Aderenze. A proposito di aderenze, lei al ministero conosce qualcuno? Sì, io ho una pratica fiscale da 2 anni e non mi riesco. Sto parlando d'affari miei, ha capito? Anch'io sono un uomo di carne, ossa e cartilagine, ha capito? Dunque. Sì, e chi? Questa è una normale. Eh sì, perché dovrebbe avere 36 metri di budella. Mm-hmm. Occhio e croce, questa ce n'ha 40. Io non sono un matematico, per carità. Piglia il metro. Subito. Voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere quanti. È uno, è due, tre, quattro, è cinque. Ecco il di più. Taglia questo. Professore, come al solito? Come al solito. Come sarebbe? No, io dopo operato, a casa, mi porto sempre un fagottino. Capirà? Perché c'ho un gatto soriano che è una meraviglia. Professore, ma che dici? È il mio intestino al gatto. Ma che pazzo, sto scherzando, no? Io devo mangiare questa schifezza al mio gatto. Il mio gatto è abituato con le mostaccioli. Ma andatele là. Sai cosa le dico? Cosa che io non lo vedo più. Come si veste e se ne va. Come mi veste? Sì, vada da un altro chirurgo. Che ci sono solo io. Dove vado? Oh, basta. Sono stupido. Che c'è? Professore, non possiamo lasciarlo aperto. Beh, ricuciamolo. Tanto l'ho tagliato male. Chi se ne frega? Ah, che sete. Ago, eccolo qua. È la sete. No, silenzio. Stia zitto. Sì, signor. Sì, ma fa prendere i nervi. Sì, professor. Lei che ce l'ha vista buona, sono in ferita, sì. Sì, abbiamo pazienza. Ma prenda pure a me, silenzio! Ossigeno e camicia di forza. Signorina, sono 3 ore che ho chiesto a mia moglie, me la dà o per caso nicchia? Oh, ecco. Pronto? Sei tu, cara, sono io.